Ciao a tutti ragazzi, sono Golfina Golfetta e anche oggi sono qui con un nuovo tutorial per la realizzazione degli Shocky Band Bead Fusion. Oggi andremo a realizzare un personaggio molto amato dalle bambine. Si tratta di Rainbow Dash dei My Little Pony. Incominciamo. Partiamo con 3 blu, poi lasceremo 4 spazi e altri 3 blu. Adesso andremo a mettere altri 2 in verticale rispetto agli ultimi che abbiamo messo. 2 spostati di 1 e adesso andremo a mettere una fila da 5 beads qui sopra. Continuiamo qui con altri 2 beads, quindi andranno 4, uno a fianco, un altro, uno qui, e queste sono le nostre gambe che prendono forma. Ora ne andremo a mettere uno qui decentrato e 5 uno sopra l'altro. Ora ci spostiamo di 1 e continuiamo con altri 4. Ci allarghiamo sempre di 1 salendo, riscendiamo, ne mettiamo 2. Adesso di qua ci spostiamo di 1 e andremo a mettere altri 5. Ora andremo a fare una specie di T, quindi andremo a metterne 4 in orizzontale. Ancora uno sopra decentrato, ci allarghiamo ancora di 1 e ne mettiamo 2. E poi uno così. Lasciamo un posto e ne metteremo un altro. Conteremo 1 e 2, qui sopra andremo a mettere altri 3 blu in verticale. Ci spostiamo di 1 e saliamo. Saliamo ancora di 1, ne metteremo 2. Poi da qui riscenderemo e dovremo averne 4 in verticale. Qui andiamo a mettere 1, dopodiché conteremo 3 spazi e ne metteremo un altro. Un altro qui sotto, qui sopra altri 2. Scendiamo di 1 decentrato e chiudiamo con questo. Per quanto riguarda il blu abbiamo finito. Adesso andremo a riempire con l'azzurro. Partiamo da sotto, riempiamo fino a questa fila qui che ho messo ora. Ora qui sopra metteremo 2 lasciando un buchetto centrale dove metteremo il giallo. Cominciamo a riempire pure di qua e potremo riempire per 6 in verticale. Andiamo a riempire anche questo pezzo. Qui sopra potremo andare a riempire tutto questo pezzettino. Quindi sono 6 beads. Ora continuiamo dove eravamo prima. Torniamo qui e continuiamo fino a qui sopra. Adesso qui ci serve un lilla chiaro. Quindi andremo a mettere il nostro lilla chiaro bianco sopra e un altro bianco qui a fianco. Qui sotto metteremo il rosso. E continuiamo a riempire questi 3 di blu. Ora continuiamo sempre con l'azzurro qui sopra fino a chiudere. Possiamo riempire tutto questo pezzo fino a qui. Tutto questo pezzo potrà andare di azzurro. Ora andremo a prendere il viola più scuro e andremo a posizionare qui 2 viola in verticale e dovremo fare lo stesso lavoro scendendo qui sotto, quindi in scala. Adesso andremo a riempire fino a qui di azzurro. Riprendiamo il nostro lilla più chiaro e cominciamo qui sopra. 2 qui, 2 qui sopra, 1, io ho sbagliato, ci dobbiamo tirare di uno più su. Adesso andremo a prendere il verde e lo metteremo qui sopra. Scendiamo di 1 e qui 2 a fianco. Prendiamo l'azzurro. Continuiamo a riempire questi 4, uno qui sopra, adesso saliremo qui e riempiremo questi 3, saliamo, mettiamo uno qui, continuiamo sopra e riempiamo questi 3 fino al verde, qui riempiamo lo stesso la fila e ne andremo a mettere 5. Adesso qui sopra ne andremo a mettere 7. Ora andremo
a metterne due gialli a fianco e altri due li metteremo qui sotto. Finiamo a riempire qui con l'azzurro e andremo a metterne uno qui a fianco. Adesso dobbiamo continuare con il nostro giallo e andremo a mettere 6 qui a fianco. A fianco ne andremo a mettere 2 arancioni. Allarghiamo di 1 e andremo a mettere altri 6 arancioni. Adesso andremo a riempire la fila che rimane con il giallo. Adesso saliamo sopra e andremo a riempire di 5 con l'arancione. 2 rossi a fianco. Saliamo sempre 2 rossi a fianco. Un arancione. Continuiamo con 5 rossi. Ecco il quinto. Adesso andremo sopra e andremo a chiudere con 5 rossi, lasciando 2 spazi a sinistra. Ora andremo a finire a fare l'occhietto, quindi metteremo 3 neri qui, uno qui decentrato, qui sotto metteremo un fucsia scuro, 2 neri sotto in verticale, riprendiamo di nuovo il nostro fucsia scuro e ne andremo a rimettere 2 in verticale. Il resto lo riempiremo con il bianco. Fatto questo, abbiamo finito il nostro pony, dovremmo solo andare a finire a fare la coda. Andremo a mettere qui sopra un arancione e il ciuffo del nostro My Little Pony è finito. Ora andremo a fare la coda. Prendiamo un viola, quello più scuro, e lo andremo a posizionare qui lasciando uno spazio. Sotto ci metteremo il nostro lilla. Riprendiamo il viola e andremo qui sopra di uno con 3 viola in orizzontale, a cui seguiremo sotto 3 lilla sempre in orizzontale. Ora andremo a metterne 3 verdi. Ora andremo a mettere il rosso, 2 gialli, un altro rosso, un arancione e un giallo. Ci spostiamo di uno verso destra, rosso, arancione, giallo, di nuovo rosso, arancione, giallo come prima. Ci spostiamo ancora di uno, sempre la stessa sequenza, rosso, arancione, giallo. E ancora un'altra qui sotto che resterà solo di rosso e arancione. Adesso proseguiamo a riempire la coda. Prendiamo il nostro viola e ci spostiamo di uno qui in basso, ci spostiamo ancora di uno qui a fianco e ne mettiamo 2 in verticale, mettiamo un lilla e qui i 2 verdi, qui sotto 2 lilla e un verde. Prendiamo il nostro giallo e ne andremo a mettere un altro qui e un altro sopra. E andiamo a chiudere con l'ultimo lilla. Ed ecco che il nostro My Little Pony è finito. Non ci resta che andare a stirare. Andiamo a levare la carta forno. Ed ecco qui il nostro My Little Pony che è finito. Anche per questo tutorial è tutto. E ci vediamo alla prossima. Ciao!